Fratelli e sorelle bianconere, buonasera, benvenuti in un mio nuovo video. Partita terminata, Juventus-Roma termina con un punteggio di parità 1-1. Ragazzi, sono tante le cose che ho da dire. Francamente non so se riuscirò a dirle tutte perché può darsi anche che magari un qualcosa mi sfugge. Allora, parto dicendo che il primo tempo ho visto anche una buona Juventus, ho visto una Juventus con un'ottima intensità, con la cattiveria, con la voglia di vincere. Abbiamo avuto la fortuna di sbloccare subito questa partita con una gemma di Dusan Vlahovic su calcio di punizione e non mi ricordo da quanto tempo è che non facevamo un gol su punizione, forse avevo ancora i capelli quando segnammo l'ultima volta su un calcio piazzato. Ci viene annullato un gol di Locatelli, ci poteva portare sul 2-0, però purtroppo Vlahovic a inizio azione ha controllato il pallone di braccio. Purtroppo, ragazzi, un gol da annullare. Anche a me mi sono girati i coglioni perché io poi queste cose non le capisco perché il pallone è andato verso il braccio. È vero che Vlahovic fa questo movimento qua, però è anche vero che il pallone tocca a terra, rimbalza e va su. Sul braccio a Vlahovic, però vabbè, diciamo che è giusto annullare il gol, va. Non facciamo i napoletani o gli interisti della situazione che si lamentano degli arbitri. Però ragazzi, porca puttana, il secondo tempo siamo calati in una maniera incredibile. Il secondo tempo, ragazzi, non abbiamo creato nulla. Il secondo tempo non abbiamo creato nulla. Il secondo tempo, ragazzi, Rui Patricio se l'è vista la partita, ma se l'è vista da spettatore. Noi non abbiamo creato una cazzo di palla gol nel secondo tempo. Una cazzo di palla gol. Niente, niente, ovviamente. Che io glielo dicevo a mio padre, glielo dicevo a mio padre, ho detto qua siamo calati, abbiamo abbassato il baricentro, non va bene, siamo ancora sull'1-0, non è il momento di gestire la partita, non stiamo vincendo 2 o 3-0 che te lo puoi permettere già dal 55esimo, 60esimo in poi di gestire la partita. Siamo sull'1-0, non mi piace, non mi piace, papà, non mi piace. Non mi piace, abbiamo abbassato il baricentro. Non mi piace perché la prima azione buona, la Roma, secondo me ci può colpire. La Roma si sveglia, visto che nel primo tempo aveva fatto pietà a Roma, si sveglia, crea, non è che aveva creato tanto, però crea una mezza palla gol, mezza occasione con Abraham, tiro rasoterra bloccato da Szczęsny, dopo un paio di minuti, calcio d'angolo, palla messa in mezzo sul secondo palo, che va anche lunga. Dybala, mezza sforbiciata, riesce a dargli questo cioccolatino da spingere dentro ad Ebram. E io dico, ragazzi, ma come cazzo si fa a lasciare un giocatore come Ebram da solo nell'area piccola, indisturbato, a colpire a rete, ragazzi? Ma come si fa? Cioè, solo io vorrei sapere Bremer e Danilo dove cazzo stavano. Ma dove cazzo stavano? Ma come fai a lasciare Ebram da solo? O perlomeno c'era De Sciglio che non fa testo, De Sciglio, ragazzi, non fa testo. Ma le marcature, l'ABC del calcio, le marcature nell'area piccola. Ma io non lo so, ragazzi, io veramente è una roba che non concepisco. È una roba che non concepisco. Ma a prescindere questo, ma non puoi calare nel secondo tempo. Chiudi la partita, cerca di andare a fare il secondo gol. Cerca di andare a fare il 2-0 e poi la gestisci la partita. Non mi puoi gestire la partita sull'1-0 dal 55esimo in poi. È sempre il solito Allegri. Chi è che gli dà quest'input alla squadra? È sempre il solito Allegri. Chi è che dà l'input a questa squadra? È sempre il solito Allegri. C'è poco da fare, ragazzi. C'è poco da fare perché comunque nel primo tempo un po' di cattiveria, un po' di intensità, un po' di velocità si è vista. Il secondo tempo zero. Abbiamo fatto un secondo tempo di merda, non abbiamo creato mezza palla gol. Mezza palla gol. Poi qui vorrei menzionare un appunto sui calciatori, ragazzi. Parto dai negativi. Kostic non mi è piaciuto. Caro Kostic,
qualche volta potresti anche puntare, potresti anche andare all'uno contro uno contro l'ultimo difensore, contro il terzino o contro la mezzala o contro il difensore centrale che ti capita attorno. Non è che ogni volta che ti ricevi palla alzi la testa e crossi, alzi la testa e crossi. Ha fatti 50 crossi oggi Kostic, ne fosse passato uno, ne fosse passato uno, e dico uno, ogni tanto, quando te la senti, puoi anche andare a puntare, puoi anche andare all'uno contro uno, non c'è sta bisogno che ogni volta che ricevi palla alzi la testa e crossi, puoi anche puntare e andare all'uno contro uno, non succede niente, non ti mangia nessuno. Ragazzi, Locatelli non mi è piaciuto, dei tre a centrocampo è quello che mi è piaciuto meno. Miretti è veramente un ottimo giocatore, veramente un ottimo ragazzo. Hai visto Allegri? Tu che dicevi che ci sono le categorie, Miretti che categoria è? Miretti è Serie A, Miretti lo devi far giocare sempre titolare, Miretti dal campo non deve uscire più, Miretti deve giocare sempre titolare. E anche Rabiot non mi è dispiaciuto. Poi ovviamente, ragazzi, esce per infortunio Rabiot, adesso vediamo che cosa ha avuto. Un infortunio a partita ce lo dobbiamo sempre avere, altrimenti non siamo contenti. E ragazzi, altri due punti buttati in eccesso. Questa era una partita che si poteva e si doveva vincere. Ci fosse stata una squadra più seria, più votata all'attacco, al primo tempo gliene faceva tre alla Roma. Tre gliene faceva la Roma al primo tempo. Perché la Roma il primo tempo non ci ha capito un cazzo. Era in balia, era in bambola totale. E questi sono altri due punti buttati nel cesso. Avevamo la possibilità di scavalcare anche l'Inter momentaneamente e di portarci al primo posto. Non può essere, ragazzi. Non può essere. E continuate a difendere questo allenatore, mi raccomando. Io, ragazzi, tutto quel che avevo da dire ho detto, spero di non aver dimenticato nulla. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti e sempre forza Juve, ma io veramente non ne posso più.